parte diciamo il controllo preliminare con, okay, col precursore, dopo poi facciamo suonare proprio, facciamo soffiare proprio, tutti negativi. I veri successi sono questi: giovani sobri alla guida, niente più sbronze e incidenti stradali sensibilmente ridotti, vite salvate. L'incontro coi giornalisti per tracciare il bilancio dell'attività straordinaria di controllo del territorio svolta dalla compagnia di Vibo Valentia consente al comandante Piermarco Boretaz e al responsabile dell'aliquota radiomobile Francesco Panei di fornire un dato finalmente confortante per un territorio che ha versato tanto sangue sull'asfalto. La stretta sulla prevenzione ha funzionato. Spesso i giovani sono migliori di quel che si crede. Sono arrivato a Vibo 4 anni fa, facevamo 8, 10, 12, 186 al mese. Ora se li facciamo tutto l'anno. Un trend confermato nel periodo più critico, un'alta stagione nel corso della quale i carabinieri della compagnia di Vibo Valentia hanno lavorato per rendere sempre più sicure le arterie a beneficio di residenti e turisti. Abbiamo elevato contravvenzioni, abbiamo fatto anche diciamo delle decurtato punti e anche sequestrato dei veicoli, però quello che ci ha interessato di più è stato proprio intensificare i controlli per permettere ai turisti di poter usufruire della strada in maniera corretta. Tra le attività messe in campo, anche quelle a tutela dei consumatori grazie al supporto del NAS e sui luoghi di lavoro, dove trasversalmente nei vari comparti produttivi, malgrado le pesanti sanzioni previste, le pratiche di lavoro irregolari adottate dagli imprenditori sono dure a morire, come hanno documentato i militari del NIL. Da Vibo Valentia per la CNews 24.